Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of New Pokémon Snap. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con l'ottenimento di nuove zone da esplorare. Come avete visto, gli orizzonti della nostra ricerca si ampliano sempre di più e ho quindi pensato di apportare ulteriori modifiche alla New One, ovvero... Che cosa fai? Per la precisione ho installato il Turbo. Sì, il Turbo, una funzione che permette di aumentare la velocità della navicella. Io l'ho appena provata. Accelera come una meraviglia. Non solo permette di avanzare più spenditamente, ma fornisce anche maggiore controllo del tempismo degli scatti. Cioè, in che senso? Il tempo che mi avvicino così ho il tempo di fare una foto che magari sono troppo lontano? Visto che oramai sei un'esperta, fido a te le spiegazioni, Rita. Ricevuto. Per usare il Turbo ti basterà premere ZR, quindi questo qui. Mentre tieni premuto il pulsante, la New One si muoverà più velocemente. A proposito, hai notato che quando usi lo zoom ti guardi alle spalle e la New One rallenta? Questo perché a quanto pare è in grado di adattarsi ai movimenti della tua fotocamera. Se sfrutti questa sua caratteristica in combinazione col Turbo, riuscirai a fotografare i Pokémon in tantissime angolazioni differenti. E ora forza, mettiamocela tutta nella prossima spedizione! E vai! Oh, il Turbo in realtà non è una cattiva idea finalmente, ma noi siamo qui oggi per esplorare la base. Vuoi scattare foto del campo base? Certo! Ah, ma siamo a piedi? Ma ti prego, allora aspetta, prima di tutto. Ciao Odino. Carino. Ehi, girati, girati qua. Vai a mangiare. Odino. Va bene, dai, non importa. Poi c'è un Pikachu. Vieni qua. Allora, quello. Oh, oh, oh. Dov'è qualcosa? Che cosa? Che cosa abbiamo qui? Un Trubbish, un falò che arde lentamente. Si sono spaventati tutti, ma poveri. Trubbish, vai a mangiare. Vai a mangiare, non è monnezza, è una mela. Vabbè, Rattata almeno l'abbiamo preso. Audino, eccolo lì che guarda i fiori, bellino lui. Ehi, girati. Vai, vai a mangiare Pikachu. Che bellino che sei. Tu invece? No, 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 vai, vai a mangiare la mela. Ehi. Vai a mangiare la mela, t'ho detto. Vabbè, se la va a mangiare Pikachu di nuovo. C'è uno Starly. Allora, aspetta. Girati. Ehi. Vai a mangiare. Che bellino. Non è proprio da vicino vicino. Che piccolo che sei. Ma dite che c'è anche... Per un attimo ammetto che ci ho sperato. Ma dite che c'è anche il giro in notturno. Ma c'è un Sudowoodo. Quando è uscito quello? Vabbè, io intanto... Non ci dovrebbe essere anche il cane? Aspetta un attimo. Che cosa abbiamo sbloccato? Ecco, ah, la New One. E c'è qualcosa in mezzo all'erba. Non lo so, ma... No, povero! L'abbiamo proprio fatto saltare in aria. Girati... No, è andato via, maledizione. Aspetta, 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 dov'è? Ah, è andato via. Ho sentito... Ah, si è addormentato. Ciao! Madonna mia, quanto vicino! Non c'era anche il cane qui? La... Cutiefly, ciao! Madonna mia, più vicino di così, maledizione. Ma è piccola la zona. Cioè, va bene che ci sta, però mi aspettavo, non lo so, almeno facesse il giro del laboratorio, proprio fuori dal laboratorio. Quello cos'è? Che cos'è questo? Ah, è una lente di ingrandimento. Allora, aspetta. Ciao. Tieni, mangia. Ah, è fuori. È fuori dal centro. Vediamo se c'è qualcosa in acqua. No, scusami, non volevo spaventarlo. Ci ho pensato dopo che l'acqua, poverino. Va bene, dai. Maledizione. No, è andata via Cutiefly. Cavolo. No, povero, non volevo mena... No, maledizione. Il coniglio. Giralo. Ehi! Girati! Maledizione! Maledetto coniglio!
Ma il giro quindi? Cos'è, è finito? Hai fatto qualche scatto interessante? Beh, sì, più o meno. A parte quel povero sudovudo che è scappato via a 200 all'ora per via di un po' di schizzi d'acqua. Ehi, com'è andata? Ha 9 Pokémon fotografati. Peccato che questa non è centrata. Pikachu ci manca solo 4 stelle ormai. Trubbish non ne abbiamo neanche una decente. Che tanto, vabbè, è esattamente come il Pokémon. Rattata, poverino. Se l'abbiamo spaventato ma non siamo riusciti a prenderlo nel momento giusto. Ma neanche su dovuto, Questa è carina, però non so come me la valutano. Il topo, vabbè, è andato via. Dunque, vediamo le fotografie. Abbiamo un Audino che non ce l'avevamo. Quanti punti mi dai per questa? Argento? Oro, perfetto, non me l'aspettavo. Pikachu, almeno l'oro ci arriviamo. Perfetto, almeno questa era buona. Poi Trubbish, anche se mi dai il bronzo non me ne faccio grandi problemi, onestamente, visto quanto è bello lui come Pokémon. Oro, perfetto. Rattata, dai, è un po' coperto, però è bella. Però è bella, dai, almeno argento ci arriviamo. Perfetto, purtroppo era coperto il viso. Starly, se non mi dai il diamante per questo, porca miseria. Vediamo. Ci ho sperato. Bronzo, non mi aspetto granché. Bronzo, assolutamente. Argento, guarda, neanche me ne sono reso conto. Questo bronzo perché è lontanissimo. Perfetto, questa ci abbiamo azzeccata. Questa oro, assolutamente, se no addirittura diamante. Dai, dammi un diamante. Perfetto. Olè, Balnerby, se mi dai argento è già tanto. Se mi dai argento è già tantissimo, infatti. Purtroppo ci siamo accorti troppo tardi che ce l'avevamo davanti il coniglio. Però, saliamo di livello? Minchia, 150.000 punti. Oh, per farti sta zona te ne devi fare un bel po'. Collezionista di tipo roccia. E anche normale c'è un Bidoof tutto sexy. Perché c'era un Bidoof sexy? Voglio riprovarci. Perché c'è anche un Eevee lì nello sfondo, però non si è visto. È riapparso. È riapparso il cane e c'è anche un miau che dorme. Che bellino. Vabbè, non mi va neanche di spaventarlo, porello. Ehi, girati. Girati che c'è da mangiare. Dove? Che cosa? La new one di nuovo? No, che cosa? Che cosa c'è là sotto? Si sente il rumore? Sotto il pavimento. Ah, però aspetta. No, per fortuna non abbiamo svegliato Meo. C'è di nuovo Starly. No, è volato via. Ah, forse perché gli ho lanciato la mela. Eccolo. Ciao, Eevee. Scusami, non volevo. Girati, per favore. Ma c'era Pikachu che ha fatto un tuono onda. Dai, girati. Dai. Ma porca, vabbè. Che sta facendo Pikachu? Dai, rifallo. Dai, rifallo. Ah. Quando speri che Pikachu serva a qualcosa. Dove sei, dove sei, dove sei? Eccolo qua. Colmo d'acqua. Dove si dissetano? Ah, vabbè, peccato. Dai, Pikachu, fai qualcosa. Ah, maledizione. Eevee intanto è scappato. Intanto è riapparso di nuovo su Dudo. Cerchi di fregarmi, stupido ramoscello. C'è di nuovo Cutiefly, aspetta. No, è volata via. È talmente lenta però che la vedo ancora. Però, ecco, esatto. Vai a mangiarti la mela. Eccola, eccola. Vabbè, purtroppo non si vede moltissimo. Vabbè, non importa. Ehi, ciao. Che succede? Ma che palle, sempre nel momento in cui non ti vedo? Lo fai apposta, ovvio. Kabush. Si è acceso il fuoco ora. Tutto qui? C'è nient'altro da vedere in questa zona? Che succede? Dove, dove, dove? Qua. Proprio nel momento giusto. Allora aspetta.
Preso. Esci fuori. Vai a mangiare. Ah, fa. Vabbè, non importa. Almeno stavolta l'abbiamo preso da davanti. Almeno questa volta siamo riusciti a prenderlo da davanti. Ciao di nuovo. Scusami, non volevo colpirti. Che è stato? C'era un fiore là, l'ho visto adesso, cavolo. Ah, non importa. Tanto probabilmente illuminava, faceva qualche piccola azione, ma niente più, niente meno. C'è nient'altro qui? Peccato. Sembrerebbe sia già finita la zona. 8 Pokémon a questo giro. Sono indeciso, però boh, scelgo questa. Miao che dorme, potevo farla una da più da vicino. Trubbish, questa qui che almeno ce l'ha davanti, c'è anche Eevee. Eevee appunto, questa qui. Pikachu, questa perché si vede Starly. Sudowoodo, vabbè, sempre meglio di quella di prima. Balnerby, questa qui. E Cutiefly, boh, questa dai. Dunque, quanti punti mi dai per Stoutland? Vediamo. Oro? Diamante, perfetto. Poi, Miao che dorme, è un po' lontana, quindi direi anche argento. Però è carina, è particolare. Argento, perfetto. Poi, Trubbish, meglio di quella di prima. Perfetto, oro. Non male di poco, però. Eevee, oro, perfetto, carina. Pikachu, bronzo. Ah, però in realtà abbiamo fatto qualche punto in più. Pochi, ma... Poi, Sudowoodo, meglio di prima, però non si vede la faccia. Infatti. Poi Cutiefly, meglio quella di prima. Meglio quella di prima, che è diamante, ovvio. Poi Balnerby, finalmente una foto da davanti. Oro, non male, dai, non male. E però per salire di livello di sto posto devi avere un sacco di punti. E se lo ripeto mi fa cambiare di nuovo percorso, che dite? No, mi fa fare di nuovo quello di Meo. Ma che bella. Vediamo se stavolta riesco a prendere Pikachu. Dai, rifallo. Vabbè, ho preso Starly almeno. Ah, questa volta Sudowoodo almeno l'abbiamo beccato di faccia. Guardali là, guardali di nuovo. Belli davanti al fuoco. Dai, mangia. Oh, non gliene frega niente. Lo fa apposta. Ah, ah, girati questa volta. Ah, va che bellino, finalmente. Finalmente abbiamo una foto di Sudowoodo che fa qualcosa. Questo? Ah, è Starly. Andate a mangiare. Ma che bello! È un bellissimo piccione lui. Tieni, ti do un'altra mela. Oh no, l'ho beccato. Giro corto ma pieno di fotografie. Oh, Sudowoodo tra l'altro era anche della missione. Ok, vediamo quanto mi dai per Sudowoodo questo giro. Perfetto, un argento. Ti sei un po' sprecato, eh. Poi Trubbish, vabbè, oro. Diamante addirittura, pensa un po'. Chi l'avrebbe mai detto che dalla monnezza si ottenesse dei diamanti, vero? Poi vediamo Starly, bellina questa, però quella di prima era molto carina, onesto. Ecco qua. Poi la prossima, niente, onesto, non è che mi fregasse neanche molto. Pikachu, vabbè, anche qua, idem. Ed infine Audino, vediamo. Diamante, perfetto, questa era bella. Ok, Balnerby. Oro, oro, non male, non male. Non credo che riusciamo a fare 150.000 punti, però ci servirebbe altre 8 volte all'incirca. Una decina di volte per riuscire a farla. Missione completata di Sudowoodo, che cosa ci regali? Niente, perfetto. Vediamo se andandoci di nuovo cambia qualcosa. Forse sì, perché adesso ci sono loro due al centro. E là, che foto ravvicinata di un topo. Perché Sudowoodo è così triste? Dite che mangia? Sai che mi sa di no. Ehi? Girati di qua. Bravo, vai a mangiare. Oh, un Cutiefly che va a mangiarsi una mela, che in realtà la sta succhiando. Ma mi stai mostrando la coda, Audino? Poverino, spaventato Sudowoodo a morte. No, comunque questo era tipo il primo giro che abbiamo fatto, quindi direi che abbiamo finito tutto quello che c'era da vedere, mi sa. Ma che bellina questa di Audino. Perfetto, Sudowoodo diamante. Poi vediamo Rattata, oro. Perfetto. Poi Starly, vabbè, questa l'ho fatta giusto per farla. Vediamo Dedenne, bronzo perché era lontana. Pikachu è molto vicina ma purtroppo non si vede benissimo. Ah, strano, ti giuro pensavo che me l'avrebbe dato argento, invece è diamante. Non male, bravo Pikachu. Poi Cutiefly che mangia la mela, oro. Perfetto. Audino, oro. No, beh, ah, pensavo peggio.
pensavo peggio. Bunnelby che salta. Perfetto, diamante. Questo giro, oh, bello bello pieno. Abbiamo rivalutato un sacco di fotografie, insomma. Ma ci mancano un sacco di punti per salire di livello. Visto che la zona del laboratorio è piccola, direi di andare in una zona che piccola la è per davvero. Nuova area disponibile. Però noi non andiamo nella nuova area, ma andiamo nel sentiero nascosto. Direi di andarci di giorno, visto che c'è il punto esclamativo. Ok, vediamo se appare qualcosa di nuovo. Ma che bello che è gigante lui. Cosa c'è là dietro? Ah, è quello... Cos'è? Ma... Vai via! Ma siamo sopra Emolga! Ma stanno ballando! Perché ho fatto partire la musica! Che bello! Si sono svegliati tutti! C'è il culo di Bidoof qui. Che hanno visto? Ah! Me lo sono ricordato adesso che cosa hanno visto. Hanno spaventato anche Taylor. Ma porca miseria. Ehi, ciao! Ma no! Stupido Dodrio che spaventa tutti! Vai, Torterra! Ammazzali! Vai via da qui, cretino! Porca miseria! C'è un altro Torterra! Meglio andarsene da qui! Poverini, sono spaventati! Bravo, Torterra! Hai protetto tutti! Scappa tu, maledetto coniglio! Anzi, no! Il coniglio qua sopra, scherzavo. Beh, c'è da dire che la zona minuscola è comunque carina come idea. Ma adesso, esatto, mi fa ritornare nel percorso normale. Avremmo fatto abbastanza punti per salire di livello? Non lo so, scopriamolo subito. Scusami, mi ha fatto molto ridere Pichu questa. Però questa qui spaventata è molto carina. Ed Emolga, direi questa qua che sta ballando, che è molto carina. Qual è quella della missione? Questa qui. Perfetto, Vurpel. Abbiamo fatto più punti perché era molto vicino. Poi Scorbunny, qualche punto in più. Perfetto, un altro diamante. Poi Pichu spaventato, che era molto carina. Diamante, non male. Dodrio, vabbè, era già bella quella che avevamo prima. Però diamante, non male, non male. Oh, tutta buona questa. Emolga, se non mi dai diamante è un peccato per questa. Perfetto. Peccato, solo per la 4 stelle se non eravamo tutti diamanti. Shroomish, diamante, dai, è carina questa. Perfetto, no, peccato, oro, mini sfida completata, Confi, vabbè, niente di eccezionale, però oro, non male. È difficile prenderlo, Confi, sta sempre girato, il culo di Bidoof. Bronzo, vabbè, dai, non importa. E Vivillon, un'altra da vicino, niente di eccezionale, perfetto. Torterra, era meglio di quella di prima? No. Cambia di veramente pochissimo, è identica, è veramente identica. Il cristal fiore, vabbè, non conta. E via. Saliremo di livello? Non lo so, dimmelo subito, prof. Fa vedere. No, tanti punti servono per salire di livello. È come l'altro percorso, cavolo. Come quello lì del laboratorio. Perfetto, e con questo andiamo a vedere la mini sfida completata. Il trio danzante. Peccato, niente punti oggi, niente premi. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.